tutti! Oggi sono qua per consigliarvi alcuni manga secondo me ideali se volete approcciarvi al genere yaoi. Infatti una delle domande più frequenti che ricevo è: non ho mai letto un fumetto di questo o quel tipo, che cosa mi consigli? Non sono una grande esperta di yaoi, però ne ho letti diversi e quindi oggi vorrei condividere con voi qualche consiglio per approcciarsi a questo tipo di lettura. Il primo consiglio che voglio darvi sembrerà un po' strano, ma ha il suo senso, ovvero non partire con un fumetto yaoi. Perché? Se non avete mai letto un manga di questo genere, vi consiglio di avvicinarvi pian piano a questo mondo attraverso lo shonen ai. La differenza fra questi due tipi di fumetti è semplicissima: la componente sessuale, che nello yaoi è molto esplicita e spesso esagerata, mentre nello shonen ai è assente, si sofferma la storia d'amore soltanto da un punto di vista sentimentale. Ogni persona ha gusti differenti, livelli di sensibilità diversi. Io inizialmente ero un po' intimorita dalla componente così esplicita, quindi pensando a me stessa indietro nel tempo probabilmente mi sarebbe piaciuto partire da un'opera un po' più leggera sotto questo punto di vista, senza la componente sessuale esplicita. Per questo, se non avete mai letto un manga che ha per protagonisti due ragazzi che si innamorano, vi consiglio di partire dallo shonen ai. È un tipo di manga che personalmente mi piace molto proprio per la componente più sentimentale ed emotiva, e un titolo in particolare che mi sento di consigliarvi, che mi è piaciuto molto, è Idamari Gakki Koero di Fumino Yuki. È un fumetto in due volumi edito da Flashbook, se non sbaglio il prezzo di copertina è di 6,90 euro. I protagonisti sono appunto due ragazzi, uno che ha problemi di udito, molto sensibile e un po' introverso, che sta sulle sue, e un altro ragazzo invece che è molto espansivo. I due si incontrano perché uno dei due protagonisti, quello appunto con problemi di udito, ha bisogno di un assistente, diciamo, che gli prenda appunti durante la lezione, e si offre appunto questo ragazzo super energico in cambio di un bento. Fra i due nasce un'amicizia che evolverà pian piano nell'arco della storia. Questo volume mi piace innanzitutto per la delicatezza, non solo nella relazione fra i due protagonisti, ma anche nel trattare tematiche molto importanti e delicate, come ad esempio il tema della disabilità. Uno dei due protagonisti infatti ha problemi di udito, non è completamente sordo, ma nella storia si esplora comunque questo suo handicap, com'è la vita di una persona con questo tipo di problema, come si rapporta con le altre persone, le differenze, diciamo, fra la vita di tutti i giorni di una persona tra molte virgolette normale e una invece che non ci sente bene. È secondo me un'opera molto profonda e interessante da questo punto di vista, che non parla quindi esclusivamente di una storia d'amore sentimentale, ma c'è dell'altro. Infatti spesso quello che manca secondo me negli yaoi è una storia vera e propria, manca la profondità, anche se a dirla tutta questo genere nasce con l'intento semplicemente di intrattenere. Infatti la parola stessa yaoi non significa nulla, è un acronimo di alcune parole che vogliono stare a significare nessun climax, nessun senso comunque, nessun contenuto. Quindi se volete approcciarvi a questo genere di manga, sappiate che spesso la storia si focalizza esclusivamente sulla storia d'amore dal punto di vista sessuale, e spesso non c'è profondità nelle tematiche che vengono affrontate, ma la storia gira e ruota attorno semplicemente al sesso e a una storia d'amore molto tormentata. Un altro shonen ai che ho letto recentemente che mi sento di consigliarvi è Solo i fiori sanno di Rito Takarai. È un fumetto composto da tre volumi edito sempre da Flashbook al prezzo di 6,90 euro. Arikawa è un ragazzo molto schietto, forse un po' superficiale nelle relazioni con gli altri, mentre Misaki è un ragazzo più introverso, bellissimo e schivo, e un giorno questi due ragazzi si scontrano. Da quel giorno Arikawa inizia a sognare Misaki e decide a tutti i costi di volerlo conoscere meglio, anche se Misaki è appunto schivo, non si lascia avvicinare facilmente, e quindi per questo motivo Arikawa decide di diventare suo assistente presso il laboratorio di biologia
dove appunto lavora Misaki. Anche in questo caso si tratta di un manga molto delicato che parla principalmente di amore. L'omosessualità viene raccontata da due punti di vista differenti, ovvero quelli dei protagonisti, e man mano che va avanti la storia conosciamo meglio i personaggi, i loro sentimenti e che cosa li spinge appunto l'uno verso l'altra. Anche se inizialmente sembra esserci una sorta di colpo di fulmine fra i due, in realtà la loro relazione non è immediata, ma si evolve nell'arco della storia, c'è un avvicinamento abbastanza graduale. Una cosa che ho trovato molto interessante inoltre è il riferimento ai fiori. Infatti Misaki si avvicina al laboratorio di biologia, lavora comunque in questo settore perché ha la passione appunto per i fiori. Ma veniamo ora ai veri e propri yaoi. Come vi dicevo, in molti casi non c'è una vera e propria storia, delle vere e proprie tematiche affrontate in maniera sentita, perché è un fumetto che punta principalmente ad intrattenere. Ma non tutti sono così, come nel caso di Non mi farò coinvolgere di Ko Yoneda. È un volume unico edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90€, è uno dei miei yaoi preferiti di sempre. Shima si è appena trasferito in un nuovo ufficio e incontra il suo futuro capo in maniera un po' strana, ovvero si incontrano in ascensore e il capo puzza terribilmente perché deve smaltire la sbornia del giorno prima, non si è lavato, insomma non gli fa una grandissima impressione. Shima è infatti un ragazzo molto introverso che sta molto sulle sue e questo incuriosisce un po' il capo, che invece è molto espansivo ed è veramente l'opposto di Shima. Quest'ultimo in realtà sembra non sopportare minimamente il proprio capo perché è molto invadente nei suoi confronti. Eppure questa storia mi è piaciuta tanto perché secondo me mescola in maniera sapiente la drammaticità a una storia d'amore abbastanza reale, secondo me, contando che spesso in questo genere di manga si tende a stereotipare moltissimo i personaggi. Tutti i due protagonisti sono un po' tormentati dal loro passato, in particolare Shima, che ha dovuto lasciare il precedente lavoro a causa di una relazione. Da allora fa fatica a impegnarsi, diciamo, seriamente in un nuovo rapporto perché ha paura di essere non tanto scaricato, ma messo da parte. Ha paura di mettersi in una relazione con un uomo che non sia gay come lui, per paura appunto di essere trattato semplicemente come un passatempo. Spesso infatti in questo tipo di manga c'è la concezione del trastullarsi con un uomo non impegnandosi, prima di magari sposarsi invece con una donna e mettere su famiglia. Quindi Shima vive con questa paura, diciamo, e nonostante inizi a provare dei veri e propri sentimenti in una relazione, si rifiuta, tra virgolette, di impegnarsi fino in fondo. Ecco perché il titolo è Non mi farò coinvolgere. La relazione in questa storia è quindi molto travagliata e turbolenta, perché da una parte abbiamo comunque la complicità dei due personaggi, soprattutto a letto, ed è così che inizia il loro rapporto. Dall'altra vediamo crescere man mano la loro storia. Ci sono dei comportamenti infatti all'interno della coppia che cambiano. Noi da fuori li vediamo, ma ad esempio Shima sembra quasi avere il prosciutto sugli occhi. Mi è piaciuta molto questa evoluzione nel rapporto, mista alla drammaticità legata al passato di due protagonisti, ma anche alla difficoltà di portare avanti una relazione quando le cose sul lavoro si complicano. Un'altra cosa secondo me molto interessante è vedere come viene vista una coppia gay, ad esempio, sul posto di lavoro, aspetto che secondo me viene approfondito un po' di più nello spin-off di questa storia, ovvero Eppure sogno un dolce amore, una storia che non è un vero e proprio seguito di questo fumetto, ma appunto vede per protagonista uno dei personaggi secondari di questo manga. Anche quel fumetto è veramente molto bello, della stessa autrice, vi consiglio di recuperarlo se vi piacerà Non mi farò coinvolgere, perché è una storia sotto diversi punti di vista molto interessante. Certo, non si va in profondità ad analizzare magari la coppia gay all'interno del posto di lavoro, però ci sono secondo me tanti riferimenti e riflessioni interessanti che fanno capire un po' come vengono visti in Giappone e più in generale come vengono viste le relazioni. I disegni della Yoneda rispetto ad altri fumetti di questo genere sono un po' più mascolini e
grezzi, tra virgolette, nonostante rimangano comunque dei bei disegni puliti, rispetto ad altri fumetti i personaggi sono un po' più mascolini. E secondo me questo tratto aiuta tantissimo a renderli più credibili all'interno della storia. Come vi dicevo, è un fumetto esplicito, ci sono quindi diverse scene di sesso che non sono affatto volgari e soprattutto non sono, secondo me, eccessive. Nel senso che l'atto non viene esasperato, ci sono comunque dei momenti di intimità che vengono contestualizzati. Non è una storia esclusivamente fatta di sesso, anche se fra i due protagonisti parte tutto da questa loro particolare complicità. È una storia d'amore che sembra non avere nulla di tenero, ma io per certi versi l'ho trovata tale. E soprattutto mi è piaciuto questo pizzico di drammaticità che mi ha tenuto veramente col fiato sospeso fino alla fine, perché desideravo tanto che le cose fra i due personaggi andassero bene, mi sono veramente affezionata ai personaggi di questa storia, nonostante comunque si tratti di un volume unico abbastanza breve. La storia però non risente di questa brevità, comunque i personaggi vengono indagati in maniera profonda e secondo me la storia nel suo complesso è veramente bella. Un altro yaoi che ci tengo a consigliarvi se non ne avete mai letto uno e quindi volete approcciarvi a questo genere è Quali Under the Snow di Kikanna. Anche in questo caso si tratta di un volume unico edito da Flashbook, se non sbaglio è sempre a 6,90 €. Kikanna è un'autrice che mi sta piacendo tantissimo per il suo tratto, perché a differenza della Yoneda i personaggi sono un po' più femminili, le linee sono più morbide e in generale mi sembra che abbia un tratto più poetico, lasciatemi passare questo termine. I protagonisti di questa storia sono due ragazzi universitari che vivono nello stesso condominio. Umi è un ragazzo gay, un po' farfallone, nel senso che ogni giorno va a letto con un ragazzo differente. Questo suo atteggiamento deriva da un'esperienza passata un po' particolare e lo porta a non dare significato alle relazioni, veramente è superficiale, non vuole legarsi a nessuno. Akio invece è un ragazzo molto più introverso, per certi versi burbero, è etero e non sembra interessato a una relazione in questo momento. I due si avvicinano proprio perché abitano nello stesso condominio e fra i due nascerà una sorta di amicizia. Questa loro relazione porterà a galla il passato di entrambi i personaggi, che anche in questo caso nascondono comunque dei momenti molto difficili. I due personaggi di questa storia si avvicinano in maniera graduale, anche perché non tutti e due sono gay. Akio in particolare sembra essere molto distante da qualsiasi tipo di relazione in realtà, dall'amore in generale. Il loro approccio quindi non è immediato, ma la loro relazione cresce pagina dopo pagina ed è una cosa che io apprezzo veramente tanto all'interno di questo tipo di fumetto, proprio perché spesso invece si tende ad essere più superficiali nelle relazioni, nel senso che in questo genere spesso non si dà importanza anche al lato, diciamo, più sentimentale ed emotivo. Non c'è molto spazio comunque per indagare i personaggi perché si tratta di un volume autoconclusivo, però comunque sono secondo me ben caratterizzati e secondo me molto espressivi. Come vi dicevo, io amo tantissimo i disegni di Kikanna e anche in questo caso ci sono delle scene sì esplicite di sesso, ma non sono volgari e soprattutto non sono buttate a caso. Una cosa che ho apprezzato molto di questo manga è che si parla di amore sì in generale, ma anche di famiglia, ad esempio la difficoltà di crescere in una famiglia separata, il senso di solitudine, inadeguatezza, ma anche la difficoltà magari di fare coming out nella propria famiglia. Ho apprezzato poi molti parallelismi con le varie stagioni. Come vi dicevo, ho l'impressione che il tratto di Kanna sia poetico proprio perché si rifà tanto comunque alle stagioni, in particolare alla primavera e all'inverno. Ci sono dei momenti un po' buffi all'interno della storia, simpatici, altri momenti più intensi e quasi drammatici, non tanto quanto magari il fumetto della Yoneda, però comunque c'è della tensione anche in questa storia. Di questa autrice forse più famoso Umi Beno Étranger, un fumetto che attendevo tanto che venisse tradotto qua in Italia, ma sono rimasta delusissima perché a differenza di Quali Under the Snow non c'è uno sviluppo graduale nella storia dei due personaggi, c'è quasi un attaccamento improvviso che non mi è piaciuto per niente. Se siete però curiosi vi rimando alla recensione che ho fatto sul blog che trovate linkata nelle schede qua sotto in descrizione e sempre nelle schede in descrizione troverete anche un articolo che ho fatto per il blog un mesetto fa in cui vi consiglio altri shonenai e yaoi adatti
adatti per iniziare ad approcciarsi al mondo dei boys love. In generale mi piacerebbe fare più video di questo genere, magari la prossima volta consigliarvi altri titoli, shonenai o yaoi che ho letto e che secondo me meriterebbero. Oggi volevo soffermarmi più che altro su manga adatti secondo me come primo approccio a questo genere, perché me lo chiedete sempre in tanti, quindi spero questo video possa esservi utile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete mai letto shonenai o yaoi e in questo caso qual è stato il vostro primissimo manga e quali sono state le vostre prime impressioni. Il mio primo yaoi è stato Ten Count ed è stato traumatico. Magari ve lo racconterò in un futuro video se quest'idea di fare una serie di video dedicata a shonenai e yaoi può piacervi, insomma. Spero che questo video possa esservi utile, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!